Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati come di consueto con l'appuntamento dedicato al mondo del ciclismo di velo, puntata numero 10 questa sera, come al solito. Insomma, è un lungo rettilineo in cui vi accompagniamo fino alla ripartenza vera e propria del mondo delle due ruote. Faremo di nuovo il punto su calendari che ogni settimana praticamente c'è una modifica, quindi noi ogni settimana cambiamo date, appuntamenti e quant'altro. Peraltro ci fa particolarmente piacere, e ne parleremo del Giro d'Italia, la notizia che insomma la Corsa Rosa sarà in Abruzzo non una ma due volte, peraltro con un giorno di riposo, quindi insomma ci fa particolarmente piacere che la nostra regione sia investita in maniera così dirompente da un evento importante come il Giro d'Italia. Lo faremo nel corso della prossima ora, poi ovviamente le solite nostre rubriche, lo faremo anche questa sera, siamo in tre, non in due, come di consueto. Adesso piano piano, mano a mano che la fase 2 diventa fase 2 e mezzo, sperando che prima o poi si arrivi alla fase 3, alla fase 4, alla fase 5, Luciano, piano piano qualcuno torna. Luciano Rabottini, buona serata, buon giovedì anche a te. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Io ti ho nominato prima di presentarti, ecco perché poi ti ho presentato subito. Stasera insomma parleremo di date, concomitanze, anche questo Giro d'Italia che arriva in Abruzzo e sosterà anche in Abruzzo, e ci fa particolarmente piacere. Lo faremo ovviamente con te, anche con Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere venire qui. In formissima, abbronzatissimo, nonostante il lockdown, insomma ti ritrovo molto molto bene. Immagino che insomma non ti sia divertito tantissimo per 40 giorni dentro casa, però. Come tutti d'altronde. Come tutti. Io ringrazio Maurizio Daguin, regia, che è tornato dietro al cloche dei comandi, ci segue sempre in maniera egregia. Noi ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qui, non cambiate canale, tra poco inizia Velo numero 10. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Taccone Biker.
cucine. Yesu's been to Aran cucine. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Di nuovo buona serata, di nuovo buon giovedì, ben ritrovati con Velo numero 10, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Come detto nel corso dell'anteprima, ho presentato gli ospiti, Luciano Bottini, direttore della trasmissione, anche Ruggero Marzoli che è qui al nostro fianco. Chiaramente questa sera in primo luogo parleremo del calendario e ragazzi, ovviamente incrociamo le dita, dovrebbe essere definitivo, perché noi abbiamo preparato, ma veramente tantissime volte, in queste settimane l'abbiamo cambiato tantissime volte. Allora proviamo a vederlo, quello che dovrebbero essere gli appuntamenti definitivi, sperando che la settimana prossima non ci troviamo di nuovo punte a capo, perché ti ricordi Luciano, la settimana scorsa abbiamo detto ma la Milano-Sanremo si dovrebbe correre a Ferragosto, tu hai detto no, non mi piace, e forse ti hanno sentito e l'hanno cambiato, hanno messa l'8, il 15 si corre in Lombardia. Vediamo un po', Maurizio, quello che è il quadro generale, ovviamente con i principali impegni italiani e con gli impegni di carattere internazionale. Eccolo qua, il primo è Strade Bianche, poi c'è il Trittico Lombardo, la Milano-Torino, l'8 agosto c'è la Milano-Sanremo, il 15 c'è il Lombardia, poi via via, il 29 c'è il Trofeo Matteotti, come detto anche settimana scorsa, il 30 è il Pantani, poi a settembre c'è la Tirreno, e invece dall'altra parte ci sono i principali appuntamenti di carattere internazionale con il Tour de France, i mondiali, la Freccia Vallone, il Giro d'Italia, poi ne parleremo. E poi via via tutte le altre fino a chiudere con la Parigi-Roubaix. Oh, innanzitutto una questione, Luciano, che interessa sia giro ma anche calendario. Sagan ha dato la conferma, rinuncia alle classiche, ed è strano per un super campione come lui, perché aveva dato la parola di essere al Giro d'Italia e ci sarà. E noi ne siamo particolarmente lieti, perché ci godremo un tricampione del mondo, che insomma male non fa. Però insomma non è proprio la sua corsa, cioè, se uno si immagina Sagan lo immagina più alle classiche che al Giro d'Italia, però questo è un segnale. Ma ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, diciamo che Sagan è il re delle classiche in Belgio, quindi è il re della Roubaix, del Fiandre, della Gent Wevergem, non certo della Liegi, del Giro della Freccia Vallone, però le grandi classiche del pavé, sicuramente lui è un corridore che quando ci va parte sempre da grande favorito. E purtroppo quest'anno le classiche, per questo calendario che è un po' troppo ingolfato, e ne abbiamo già parlato anche nelle settimane scorse, e tutte queste grandissime classiche belghe capitano nel periodo del Giro d'Italia. Che cosa fa Sagan? Preferisce il Giro piuttosto che le classiche, ma perché questo secondo me? Perché tutto sommato in una corsa a tappa di 20 giorni un corridore come lui può vincere una, due tappe, si può portare a casa la maglia ciclamino, che è uno dei, probabilmente uno degli obiettivi principali oramai della sua stagione, e è molto più facile raggiungere i propri obiettivi. Invece se tu rinunci al Giro, vai alle classiche, sì, parti sempre da grande favorito, però poi vincere un Giro delle Fiandre, una Parigi-Roubaix, una Gent Wevergem diventa sempre molto più complicato, perché gli
appuntamenti sono appuntamenti giornalieri, a volte non va tutto come dovrebbe andare, quindi Sagan viene al giro. Io ritengo che la presenza di Sagan farà molto molto bene all'edizione di quest'anno del Giro d'Italia, perché ritengo che Peter Sagan sia il personaggio più carismatico e più interessante del movimento ciclistico internazionale, quindi potrebbe dare veramente a livello di comunicazione a questa edizione del Giro, che sembrava un po' appannato da questa data un po' strana, però con corridori di grandissima qualità, con corridori di grandissima classe come Sagan, ma soprattutto con la coppia Nibali-Ciccone, potrebbero dare un senso decisamente più interessante a questa edizione del Giro d'Italia. Oh, Ruggero, sei d'accordo con la lettura che fa Luciano? Cioè dice molto più semplice per uno come Sagan venire dal Giro d'Italia e magari portarsi a casa la maglia ciclamino, che è l'unica che è più o meno nelle sue disponibilità anche per caratteristiche, piuttosto che andare alle classiche, dove è vero che lui parte con i favori del pronostico, però è anche vero che poi quando si parte ne vince uno, ne partono in tanti, ne vince uno, e non è detto che poi sia Peter Sagan a vincerle queste classiche. Cioè, ha fatto un ragionamento di tipo utilitaristico, ecco, passami il termine. Ma sicuramente quella di Luciano è un'ottima lettura. Sagan ha vinto diverse classiche, è tricampione mondiale, è a fine carriera, lo possiamo dire? Comunque diciamo nella seconda parte della carriera. Inizia ad avere qualche annetto in più, sicuramente la condizione secca per la gara di un giorno, magari con una stagione così particolare, i corridori hanno avuto la possibilità di fare poca base, perché comunque 52 giorni a casa, poi chi ne ha fatti 30, chi ne ha fatti anche meno, poi dipende da dove erano, dove hanno la residenza, perché poi come abbiamo visto ogni nazione ha dato la possibilità a qualcuno di allenarsi prima, qualcuno di uscire, qualcuno di addirittura di, come in Italia, di restare a casa, e quindi sicuramente inizia a avere un motore un po' più importante, è una gara a tappe, aiuterebbe sicuramente ad entrare in condizione, ad avere più chance, perché sono più tappe. Ricordiamo, in Italia comunque ci sono, se arrivi in pianura, sei tappe comunque di media difficoltà, quindi avrebbe veramente la possibilità di avere in quei 20 giorni 12 tappe adatte alle sue caratteristiche. A proposito di calendario, lo rivediamo perché prima di andare in onda stavi facendo in maniera certosina gli incastri, non tanto incastri, più che altro gli accavallamenti, ecco. E l'abbiamo detto tante volte, non si poteva fare molto molto meglio, e era difficile oggettivamente, perché le corse sono tante, queste che vedete sono una minima parte di tante altre che ce ne sono, queste sono diciamo le principali. Non era semplice incastrarle, però è anche vero che poi quando si incastrano ci sono degli accavallamenti. La prima cosa che vai a vedere è quando due grandi corse si fanno tra virgolette concorrenza. Beh, è chiaro, la cosa che più ci è venuta all'occhio è il Giro d'Italia in concomitanza con le grandi classiche, ma poi magari ci torneremo, ma è proprio tutto un incastro, ma chiaramente di meglio non si poteva fare. Dalle classiche, guarda, a me la dalle cosa, classiche, Ruggero, la cosa che tra tutte, perdonami, poi sì, ti faccio sì. Terminare. La cosa che salta, che balza più agli occhi, è l'accavallamento Giro d'Italia Vuelta di Spagna, che eccolo qua, lo vediamo. 3-25 ottobre Giro d'Italia, 20 ottobre, quando finirà il Giro d'Italia, la Vuelta di Spagna sarà già la quinta, sesta tappa. Cioè, un conto magari con una grande classica, ok, non si poteva fare di meglio, ma due grandi giri non è usuale. Sono d'accordo, addirittura il giorno 25 c'è la Parigi-Roubaix uomini, Parigi-Roubaix donne,
tappa il Giro e tappa la Vuelta. È proprio un giorno in cui veramente tutti saremo in poltrona a seguire tutti questi eventi. Sarà molto ma molto complicato anche lo sforzo della Rai, ma anche noi in questo non possiamo dare anche Sky, i quattro eventi di questo calibro diventa decisamente impegnativo. Io non mi permetto di criticare quello che è stato fatto, non lo so, non è nelle mie corde. Non vogliamo criticare, è la stranezza proprio della però situazione. Due grandi corse a tappe è difficile, cioè esempio. Si potrebbe anche dire, magari qualcuno potrebbe anche dire, beh vabbè, qualcuno al Giro d'Italia va via prima, non lo termina il Giro d'Italia, ma poi inizi un'altra grande corsa a tappe, ammettiamo che tu abbia fatto 10, 12, 15 tappe del Giro d'Italia, poi inizi un'altra corsa, è chiaro sì, che sono, si escludono non puoi nemmeno partire. No, a livello di regolamenti, perché appunto. Anche perché in passato si faceva che ne so, 7 tappe al Giro, 10 tappe al Giro, per poi, quindi, ma eticamente non è corretto, ma credo che sia proprio stato impostato in questa maniera, perché comunque è evidente che la priorità l'ha avuto il Tour. Quindi che ha scalzato credo in quel periodo anche quasi tutto, in mezzo c'è la, diciamo, in concomitanza del Tour abbiamo visto, forse c'era la Tirreno Adriatico, e alla fine stagione si è venuta a creare questa situazione Giro Vuelta classiche, proprio un'abbondanza di gare, che è chiaro che per quanto riguarda le classiche ci sono corridori adatti alle classiche e quindi tendenzialmente non andavano a fare il Giro, quindi corridori adatti al Fiandre, per dire, o a Nairobi, quindi non sono quelli che poi diventano i protagonisti del Giro. Io una cosa, Ruggero, mi piaceva intervenire con te. Secondo me questa stagione sarà una stagione a livello di risultati molto imprevedibile, perché a volte quando hai la stagione piena tu puoi dare dei favoriti netti, puoi dare delle previsioni che a volte possono anche essere azzeccate, ma con un calendario così stretto io penso che quest'anno ci saranno veramente delle grandissime novità a livello vittorie, perché non è detto che i favoriti del Giro, del Tour, che normalmente potevano essere in passato, lo siano in questo momento storico, capito? Per esempio anche nelle grandi classiche, una classica a primavera ha uno scenario, una classica a ottobre ne ha un altro. Il Giro d'Italia a maggio c'ha una storia, a ottobre secondo me ne avrà anche un'altra, anche per le caratteristiche tecniche degli atleti. Ci sono corridori che sono più predisposti a correre con il fresco, con il caldo. Per esempio il Tour si farà fine agosto, quant'è? Ecco il Tour? Qua, 29 agosto, 20 settembre. Ok, 29 agosto, a settembre, il Tour a settembre. Non c'è mai stato. È diverso del Tour di luglio degli anni classici, quindi a luglio il Tour viene vinto sempre dal grande corridore, il corridore che va forte, ma il corridore che va anche forte con il caldo. A settembre prendi delle giornate fresche al Tour, di pioggia, vento, non so se tipo un Bernal abbia le stesse condizioni fisiche del mese di luglio, capito? Ma è tutto stravolto. Molto più interessante secondo me vedere che cosa succederà quest'anno con questo calendario. Certo. Ma sicuramente tutto stravolto. A ottobre poi nella fattispecie... Scusami Ruggero, ti interrompo perché diamo la buona serata, lo ringraziamo davvero per essere con noi, l'assessore regionale allo sport Guido Liris. Buonasera assessore. Buonasera a tutti voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Sotto un ombrellone, lì piove, è in esterna. Sì. Pioggia. È davvero un collegamento di fortuna, per cui la ringraziamo doppiamente. Allora, volevamo sapere innanzitutto questo Giro d'Italia che diventa doppio in Abruzzo. E dunque non più una tappa la San Salvo-Tortoreto, ma San Salvo-Roccaraso, peraltro
si arriverà nella sua provincia di riferimento, l'Aquilano, però insomma Roccaraso è nel comprensorio bellissimo sciistico, ma che a livello di panorami anche ad ottobre fa spavento, e poi Lanciano Tortoreto Lido. Questo cosa vuol dire per la nostra regione, assessore? Ma i grandi eventi abbiamo anche negli anni scorsi decisivi per un indotto sul territorio, per una linfa di cui essenzialmente sono tanto bisogno. Stiamo parlando di città, comprensori, città-territorio, ambiti che vengono resi protagonisti delle pagine che ci regala la nostra nazione, e per questi territori significa tanto a livello sociale, significa tanto a livello economico. È un'economia che si muove ed è un entusiasmo che dà fiducia alla gente, dà un segno di una presenza delle istituzioni. E in un momento del genere, probabilmente forse il momento di cui abbiamo nel quale abbiamo tanto bisogno di iniezioni di fiducia, il territorio chiede un protagonismo, chiede di essere tenuto in considerazione, c'è anche un po' di disincanto, disillusione da parte delle aziende, da parte dell'economia, della ristorazione, della ricettività del nostro territorio. Messaggi del genere, di grandi eventi, e ne stiamo preparando anche degli altri, ma chiaramente per scaramanzia non li voglio neanche citare. Certamente la differenza poi sarà nella capacità che avremo di rendere sempre più protagonista il nostro territorio rispetto appunto a questi grandi eventi. Il Giro d'Italia per definizione diventa un appuntamento che non possiamo mancare, la regione sarà decisiva da questo punto di vista, sia con l'assessorato allo sport che con l'assessorato al turismo. Andiamo di pari passo, andiamo a braccetto, ma andiamo soprattutto in sintonia con le città che vengono attraversate, in particolar modo con quelle che verranno la partenza e l'arrivo, ma anche con i comprensori che verranno interessati. Sono delle chicche pubblicitarie anche per un territorio che regala montagne e mare con pochi minuti di distanza le une dalle altre, il mare dalla montagna appunto, ma soprattutto regala una possibilità in più anche a un entroterra, anche a delle zone interne che soffrono. E non c'è dubbio che sia così una difficoltà maggiore, soprattutto in questa fase di ripresa, rispetto a un dinamismo socio-economico della costa che dà una possibilità di ripresa in più, soprattutto dopo l'emergenza coronavirus. Quindi ci siamo e rendiamo sempre più protagonista la nostra regione e le città della nostra regione, quindi siamo felicissimi da questo punto di vista. Una domanda all'assessore da parte di Luciano Rabottini, prego Luciano. Buonasera assessore, la ringraziamo del suo intervento. Sappiamo tutti che il Giro d'Italia sicuramente è una grandissima vetrina pubblicitaria per il nostro territorio, però turisticamente il ciclismo oramai da alcune stagioni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, sta suscitando molto interesse il turismo cicloturistico. Ci sono progetti a livello regionale per fare esplodere effettivamente questa grande realtà che sta scoppiando in tutta Europa, ma soprattutto in Alta Italia? Noi abbiamo un territorio obiettivamente molto portato a far turismo in bicicletta, soprattutto perché abbiamo sì la costa, ma possiamo arrivare sulle alte montagne con 40-50 km, quindi chi pratica ciclismo e chi lo fa a livello ricreativo, ma soprattutto turistico, penso che il nostro territorio sia veramente una manna per attirare i turismi. E ci sono progetti che da qui in avanti potranno far esplodere la nostra regione turistica? Guardate, per chi ha avuto modo chiaramente anche nel momento di difficoltà legata all'emergenza coronavirus di verificare quali sono state le scelte che ha fatto la regione Abruzzo, in particolar modo nella rimodulazione dei fondi
e parlo dei fondi europei, sapete c'è un indirizzo da parte del governo nazionale di andare a prendere tutti i soldi non spesi di derivazione europea e di rimodularli alla luce di quelle che sono le emergenze legate al coronavirus. Ebbene, quelli che non abbiamo toccato sono quelli legati alle infrastrutture, in particolar modo proprio per avallare il cicloturismo sul nostro territorio, che è anche alla luce delle promozioni che i comuni stanno facendo per quanto riguarda l'utilizzo della bici elettrica, consente con un'autonomia sempre crescente e maggiormente performante di queste bici elettriche di avere una possibilità anche per persone meno allenate a livello amatoriale di andare a visualizzare, andare a scoprire le bellezze naturalistiche della nostra regione che vanno dalla costa al mare e danno chiaramente un ulteriore slancio all'economia, dando una possibilità in più ai territori anche alla luce di queste infrastrutture che danno certamente un risalto alla natura, certamente un risalto al mondo dello sport e quindi come tale a un beneficio psichico, fisico, ma certamente c'è anche una sicurezza stradale con queste infrastrutture cicloturistiche appunto che consente una tranquillità maggiore agli amanti di questa disciplina, ma soprattutto avvicina le persone a una nuova modalità, a una nuova mobilità sostenibile che diventa ormai centrale. Se verifichiamo anche che questo tipo di mobilità è chiaramente nemica dell'inquinamento, è compatibile certamente con la sicurezza stradale, se ben concepita dai singoli territori. Abbiamo capito quanto sia anche importante la sostenibilità energetica, l'energia rinnovabile, ma anche la compatibilità ambientale con uno sport e anche con una modalità di spostamento, perché vorrebbe diventare realmente una modalità di spostamento sicura sui nostri territori, che fa scopa con la voglia e con la volontà della nostra regione di essere una regione che ama l'ambiente, non in Ecco, abbiamo perduto per un attimo il collegamento con l'assessore, vediamo se. Ruoli Ah, eccolo qua, istituzionali adesso ambientalisti. l'abbiamo recuperato, assessore, era caduta un attimo la linea. No, ok, è caduta. Eccolo qui, assessore, eccoci qua di nuovo. Sì, ci siamo innamorati dell'ambiente perché abbiamo anche visto la coincidenza, e non è una coincidenza, di come l'emergenza coronavirus riguardi meno le realtà poco inquinate. C'è una riscoperta di questo tipo di mobilità. I centri più importanti della nostra regione, ma anche il governo nazionale sta incentivando l'acquisto di bici e bici elettriche. Su questa scia la nostra regione, che poi è nelle bellezze naturali uno dei punti di forza, non può tirarsi indietro rispetto appunto a questa sfida, la deve sposare appieno e rendendo compatibili quelle che sono le scelte in ambito sportivo con quelle in ambito infrastrutturale, con quelle in ambito naturalistico. C'è una sfida nella sfida, soprattutto alla luce di quello che questa emergenza coronavirus ci ha insegnato. Vi volevo fare i complimenti perché a proposito di bonus, sappiamo tutti che c'è appunto questo bonus per chi volesse acquistare una bicicletta, ma per quanto riguarda il discorso nazionale prendeva solo le città oltre i 50.000 abitanti oppure tutti i capoluoghi di provincia. La regione Abruzzo, vi faccio i complimenti, ha allargato un po' questa platea di acquisto, quindi in molti ci chiedono ma quando partirà appunto la possibilità di potersi registrare dopo aver acquistato questo mezzo meccanico, per quanto riguarda i comuni sotto i 50.000 abitanti, quindi per quanto riguarda la vostra legge regionale. Con la Presidenza del Consiglio regionale, ma anche con l'assessorato al turismo, stiamo approntando quelle che sono le coperture economiche. Alcune di queste coperture, di queste leggi di cura Abruzzo, di rilancio dell'Abruzzo, le abbiamo assicurate proprio mediante la rimodulazione dei fondi europei, quindi è una modalità di rilancio. Appena avremo
messo a posto le coperture, partiremo con i bandi che sono prossimi, sono dietro l'angolo, sicuramente entro il mese, e chiaramente verranno fatte dall'assessore al turismo in concomitanza, in sinergia con l'assessore dello sport, ma daranno un respiro importante. E poi saranno anche delle scelte educative che stiamo facendo da questo punto di vista. Diciamo che stiamo premendo su molto su scelte che possano essere identitarie e rispetto a un modo che stiamo scegliendo per rilanciare il nostro Abruzzo. Lo avevamo già concepito in questa maniera prima del coronavirus, oggi diventa quasi un obbligo morale percorrere alcune direttrici. Assessore, davvero l'ultimissima domanda, flash, risposta flash. Qualche giorno fa lei e il governatore siete stati protagonisti di una conferenza stampa per l'ordinanza sulla ripartenza dello sport. Ecco, adesso, senza entrare nei particolari della questione calcio, non calcio e quant'altro, io volevo mettere, quando avete studiato l'ordinanza, mettendo il tennis da una parte, che è lo sport con, diciamo, meno problemi, mettiamolo così, e il rugby dalla parte opposta, il ciclismo come, quanti tra virgolette problemi vi ha dato nel momento in cui avete dovuto riorganizzare la ripartenza delle attività ciclistiche? Per quanto riguarda il ciclismo, io non vedevo alcun problema, lo dico da medico e da epidemiologo, non vedevo alcun problema sin dai primi momenti. I primi momenti, parlo chiaramente quelli che hanno visto una riapertura delle maglie, quindi la fine del lockdown, i momenti di passaggio tra il lockdown e le fasi di riapertura. Ben il ciclismo non poteva vedere impatto. Certamente vedo delle situazioni addirittura di cicloamatori che vanno in giro con la mascherina. Questo da medico consiglio assolutamente di levare quella mascherina quando si fa sport, perché è assolutamente pericolosissimo, perché non è per il rischio di coronavirus che si muore di asfissia per anidride carbonica. Certamente il ciclismo fatto in maniera, diciamo, solitaria sin dall'inizio per me non creava problemi. Fatto successivamente anche in compagnia, ma rispettando le modalità che in qualche modo abbattono il rischio del contagio, ne creano ancor meno. Poi quando si sta all'aria aperta il rischio di contagio si abbatte notevolmente, se non radicalmente. Pertanto il ciclismo non vede dal punto di vista mio nessun ostacolo. Un messaggio fatemelo dare rispetto all'ordinanza, però, perché non sono uno che la rifugge questo tipo di ordinanza né che la rinnega. Tra l'altro abbiamo avuto una telefonata del presidente Emiliano, che è Emiliano, un cognome del presidente della Puglia, che ci ha chiesto di far avere i protocolli che vorrà attivare anche lui per quanto riguarda la sua regione. Il discorso che devono capire i nostri concittadini è che c'è un'economia, è quella dei centri sportivi. Per legge, per DPCM nazionale, non è abbattuta la misura del distanziamento sociale quale modalità per evitare il contagio, per abbattere il contagio. Pertanto dovevamo scegliere e stilare dei protocolli, tra l'altro, che ci venissero vidimati, controfirmati dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale, che consentissero di fare attività di squadra, attività di gruppo, ma senza contraddire il principio del distanziamento sociale. Si è fatta tanta ironia, ma un'ironia mal riposta. I centri sportivi sono al settimo cielo, hanno cominciato a riguadagnare, sono stati presi d'assalto e soprattutto ci sono tanti abruzzesi, in particolar modo abruzzesi, che durante la giornata fanno altro, lavorano in comune, lavorano come operai, lavorano come dipendenti di una banca, quindi tutt'altro che persone che sono del settore, che quando finisce la giornata o magari fine settimana, in un giorno prestabilito di fine settimana, scelgono di ritrovarsi tra amici, magari anche come pretesto per poi andare a cena insieme o bere una birra insieme.
Questa possibilità è consentita oggi da un'ordinanza dell'Abruzzo che ha dato linfa vitale e possibilità a un'economia, quella dei centri sportivi, che stava per morire per asfissia. Quindi non pensare ai centri sportivi significherebbe veramente essere dei superficiali da questo punto di vista, questa differenza tra governare e lasciarsi trasportare dagli eventi, anche a rischio di scrivere delle forzature per uno che ha giocato a calcio come me, evitare contrasti o evitare la battuta da uomo potrebbe essere quasi grottesca come ipotesi, ma se è l'unica modalità, se questa fosse l'unica modalità per andare a consentire l'apertura dei centri sportivi e se chi andasse a giocare e chi scegliesse di andare a giocare e di prenotare un campo approvasse o comunque accettasse questa tipologia di misure di prevenzione pur di stare insieme, beh, io scelgo la riapertura, scelgo la positività e scelgo le energie positive e le endorfine che vengono sprigionate dall'attività fisica, oltre che chiaramente le energie economiche che cominciano a ricircolare, che mettono in condizione, ripeto, centri sportivi, gestori di centri sportivi che spesso vivono soltanto di questo, li mettiamo in condizione di ricominciare a guadagnare. Grazie assessore Guido Quintino Lisi, assessore regionale allo sport della regione Abruzzo, per averci, insomma, chiarito alcuni aspetti. Ovviamente buon lavoro assessore. Buonasera e grazie sempre a voi e all'attività di informazione che fate. Grazie assessore Liris, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco, ancora con Velo. Che ci fumi una sigaretta? Yeah. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott: bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, Sidi, Scott, Mavic, DT. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. You're the one. You're the star. You're the one. You're the star. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. We'll be right back.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo per questa sera. Prima della pubblicità avete sentito in collegamento l'assessore allo sport della regione Abruzzo Guido Liris, che di fatto ha ufficializzato questo doppio appuntamento con la regione Abruzzo per il Giro d'Italia. Luciano, peraltro, ritorna anche il giorno di riposo in Abruzzo, che c'era stato due o tre stagioni fa, adesso non ricordo di preciso, c'era stata il giorno di riposo fatto in Abruzzo, che rende ancora più interessante comunque il passaggio della carovana rosa. Cosa cambia? Allora, innanzitutto io ieri mattina avevo parlato con i responsabili di RCS, con Stefano Allocchio, che è il vice direttore del Giro d'Italia, per quanto riguarda questa tappa, però diciamo che lui non si è sbilanciato molto, perché RCS aspetta sempre la presentazione ufficiale, che certo avverrà fra una decina di giorni, dell'edizione 2020, perché giustamente è un'edizione un po' stravolta anche questa, però appunto l'assessore ci ha confermato appunto questa tappa, e noi veramente siamo veramente molto felici. Che cosa cambia? Secondo me cambia molto la tappa di Tortoreto, perché sì, la tappa di Roccaraso o la Remogna è una tappa dura, arrivo in salita, sarà il secondo arrivo in salita del Giro d'Italia, perché il primo arrivo serio in salita sarà sull'Etna, e appunto questo arrivo in salita sulla Remogna è un arrivo non durissimo, ma veramente impegnativo. Giorno dopo ci sarà il riposo in Abruzzo, e quindi ci sarà la possibilità anche per i grandi appassionati di questo sport stare vicino una giornata ai campioni di questo sport. Speriamo che gli atleti da Roccaraso si sposteranno sulla costa, perché poi il giorno dopo la partenza non sarà più da San Salvo, ma sarà da Lanciano, ma la località di partenza ancora è ufficiale, perché potrebbe anche essere Paglieta, potrebbe essere comunque zona sud della nostra regione. E l'arrivo di Tortoreto diventa molto più duro già di quello che è, perché ci sarà appunto l'arrivo in Roccaraso o a Remogna, giorno di riposo, tappa di Tortoreto. Perché diventa più duro? Perché innanzitutto c'è questo giorno di riposo che a volte è indigesto ai corridori, perché dopo l'arrivo di Roccaraso, la stanchezza, non si sa gestire bene questo giorno di riposo. E poi questo di Tortoreto secondo me diventa una delle tappe più interessanti della prima parte del giro, perché questo finale complicatissimo, con strappi al 20%, è un percorso nervosissimo, e qui se tu non hai gestito bene l'arrivo della Remogna, il giorno di riposo, qualcuno potrebbe pagare pegno in questa tappa complicata. Chiarissimo. Ruggero, anche a te chiedo un giudizio un po' in generale, anche in funzione di quelli che potrebbero essere, diciamo, i favoriti, perché c'è il campione uscente, c'è Carapaz che ha cambiato squadra dal Team Movistar, è andata alla Ineos, ci sono i nostri due scudieri italiani, e uno di questi è abruzzese, del Team Trek Segafredo, Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. Poi c'è questo Iverpool, che di cui tutti parlano come di un fenomeno, ma ha un'età talmente precoce che non sappiamo poi in realtà l'impatto con una grande corsa a tappe. Ecco, che Giro d'Italia ti aspetti? Il Giro d'Italia è sempre un evento importantissimo. Quest'anno, come dicevo prima, rimane comunque un giro molto molto duro, con i suoi 45 metri di slivello, con i suoi
3500 km, 6 tappe pianeggianti e 6 tappe di media difficoltà e 7 arrivi in salita. Abbiamo visto che la partenza dall'Ungheria si è spostata quindi in Sicilia e quindi già in Sicilia troviamo delle tappe movimentate come da subito la tappa di Agrigento, poi abbiamo l'Etna, poi piano piano si avvicina in Abruzzo e in Abruzzo sono contento che questa regione ospiterà per 3 giorni il Giro d'Italia con 2 tappe e quindi fa molto bene al turismo abruzzese, fa molto bene al movimento abruzzese. Quindi sì, bravi per gli organizzatori per aver dato questo spazio a questa regione. Per quanto riguarda i protagonisti, l'hai appena detto, Giulio abruzzese, Nibali, credo che con le sue 2 vittorie al Giro, una alla Vuelta, una al Tour e 11 podi nei grandi giri, rimanga un punto fermo di questa edizione. Carapaz abbiamo visto l'anno scorso muoversi bene, Giulio protagonista in diverse tappe di montagna e quindi quest'anno a fianco a Nibali potrebbe essere la liberazione. E Evenepoel della De Koning, questo ragazzo del 2000, quindi 21 anni, giovanissimo, un punto interrogativo perché sulle gare di un giorno l'abbiamo visto l'anno scorso protagonista a San Sebastian, vincendo appunto la classica e anche diverse gare, e quindi molto probabilmente già maturo per imporsi in gare di alto rilievo. Quindi un giro non con tantissimi diciamo nomi blasonati, anche perché sono stati dirottati verso il Tour il trio della Ineos, quindi Geraint Thomas, Bernal e Froome, ma un giro che posso soprattutto in questo periodo può darci grandi soddisfazioni, soprattutto poi anche nell'ultima settimana dove troviamo Sestriere, troviamo l'Isoar, troviamo alte montagne, anche Cima Coppi 2800 metri, e diventa un giro molto impegnativo. Assolutamente, intanto questa è l'articolo di lunedì di Alessandro Portinari sul Messaggero. Come vedete il Giro 2020, l'Abruzzo raddoppia e noi non ce ne vogliano gli altri, però insomma speriamo di rivedere sul traguardo di Roccaraso, andrebbe bene anche quello di Tortoreto, la foto di Ponte di Legno, ecco, con Giulio Ciccone con un braccio al cielo. Ragazzi, allora, eccolo qua, facciamo così, adesso ci vediamo la rubrica di Moreno Di Labbio, la bici in 200 secondi, che fa un parallelo tra l'allenamento tra uomini e donne. Vediamo la bici in 200 secondi. Per realizzare una prestazione ottimale bisogna avere un atteggiamento mentale ottimale, bisogna nutrirsi in modo ottimale, bisogna avere un bagaglio tecnico ottimale e soprattutto bisogna allenarsi in modo ottimale. Bisogna scegliere degli obiettivi e creare un programma di lavoro con mezzi e metodi, scegliendo mezzi e metodi adeguati al nostro scopo. Bisogna rendere gli allenamenti sempre divertenti e stimolanti. A tal proposito, guardate come sono state creative queste biker, che cosa si sono inventate per rendere più stimolante il loro programma di lavoro. Ciao a tutti, ciao ai fan di Hello. Oggi siamo qui presso lo studio di Butterfly con Aerial Studio e io sono Claudia Di Carlo, mi presento, e lei? Io sono Maria Partenza, come in tanti forse già l'avete visto nelle rubriche di Moreno. Oggi volevo presentarvi a Claudia questa attività che oltre alla bici ci ha dato comunque una nuova consapevolezza del nostro corpo. Quello che è fondamentale
fondamentale nello stretching è comunque avere una buona apertura delle anche, avere una buona disponibilità del quadricipite quando vai a pedalare e comunque anche una buona concentrazione del core, cioè la parte centrale del nostro corpo. Tutto questo noi l'abbiamo scoperto per caso. Sì, per caso, tramite mia sorella che comunque è già un anno e mezzo che fa questa disciplina, e noi per gioco e Claudio ci siamo avventurate. E devo dire che questa è comunque un'attività che si basa molto sullo stretching, è una parte fondamentale per poter fare poi le varie verticali, le varie posizioni al palo. E devo dire, personalmente vi parlo, che ho acquisito un nuovo tipo di equilibrio, una nuova consapevolezza del corpo, come dicevo prima, che mi ha aiutato molto, soprattutto sulla mountain bike. Esatto, e in più disciplina e perseveranza è la parola d'ordine, perché giustamente nulla è regalato, cioè tutto quello che conquisti sia in bicicletta ma anche nella vita di tutti i giorni deve essere comunque sacrificato. Qui noi spendiamo un'ora di tempo per fare stretching, per fare degli esercizi mirati, e oltre a divertirci abbiamo comunque capito che questo sport, che dal 2005 è, se non ricordo male, diventato dalla Federazione Italiana Pole Dance, è diventato proprio una vera e propria performance, come si può chiamare, sì, campionato italiano. Dal 2005 campionato mondiale, dal 2010 campionato italiano. E c'è anche l'antidoping, quindi per farvi capire che è una vera e propria disciplina, un vero e proprio sport. Noi siamo contente perché giustamente abbiamo scoperto questa nuova dimensione che comunque ci aiuta tanto anche nella mountain bike, e con questi nostri piccoli video volevamo far capire anche a tante persone che magari stanno vedendo l'importanza dello stretching e di altre attività che vi danno un nuovo equilibrio a livello proprio di corpo, poi anche sulla bici. Esatto. Poi, piccola curiosità e chiudiamo qui, lap dance potrebbe essere nato da una curiosità di qualcuno nel vedere queste arti circensi, ma questa è vera e propria acrobazia. Nasce dagli anni 20 in Nord America come spettacolo itinerante, poi legato agli spettacoli cinesi, quindi tranquillamente si può associare più a un esercizio calistenico che non a una danza così erotica. Anche se giustamente qualcuno ci avrà visto bene e avrà pensato di abbinarlo agli spettacoli che vengono. Vabbè, comunque è sempre un bel vedere. È un bel vedere ed è armonico. Noi siamo un po' rozze in quello che facciamo, perché giustamente veniamo dalla terra e continueremo a lavorare con la montagna. Però ci stiamo lavorando anche sopra per affinarci. Per affinarci, diventare un po' più femminili, va bene? Le donne sono un passo avanti rispetto a noi uomini, anche se noi riusciamo a concludere un percorso in minor tempo, loro hanno più creatività e fantasia per rendere più stimolanti e divertenti i loro allenamenti. Oh, bella la rubrica di questa sera. Oh, che le donne siano un passo avanti rispetto a noi non c'è assolutamente nessun dubbio, anche perché io voglio vedervi, ma anche me, fare quegli esercizi lì. Andremo al pronto soccorso immediatamente, almeno per quanto mi riguarda. Oh, da un Moreno all'altro, lo vedo alle mie spalle, seppur collegato anche lui via Skype. Moreno Di Biase, ciao Moreno, ben ritrovato. Ciao, buonasera. Allora, con te volevamo innanzitutto capire, non tanto come avete vissuto la fase 1, perché più o meno lo immaginiamo, ma come state vivendo questa ripartenza, che oramai è realtà da un po' di tempo, per capire quali sono le problematiche e tutti gli aspetti che investono una squadra di ragazzi come la tua, che anagraficamente ha più step, ha più a ragazzi di varie età, e quindi ovviamente ognuno ha le sue problematiche. Ecco, da te ci hai mandato anche delle foto, dei video che tra un po' vedremo, volevamo capire come ti sei trovato poi a riorganizzare questa nuova fase. Guarda, sì, siamo ripartiti già da un paio di settimane.
Sicuramente c'è stato un bel lavoro da parte mia per organizzare le nuove lezioni in questa nuova fase, perché diciamo che in questa fase di emergenza, in base ai principi fondamentali che il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno definito per prevenire il contagio, la Federazione Ciclistica Italiana ci ha dato una grossa mano e ci ha dato comunque delle guide, delle direttive da rispettare soprattutto per fare gli allenamenti collettivi, gli allenamenti di gruppo. Quindi diciamo che io ho un bel gruppo, e ho ricominciato già con gli esordienti, allievi, juniores. Più mi sto riorganizzando con dei bambini per i nuovi corsi, diciamo che sono cambiate un po' le abitudini, quindi diciamo che ho dovuto far riabituare un po' i ragazzi a pedalare in modo diverso. Moreno, quanta voglia hai riscontrato nei ragazzi nel momento in cui si tornava finalmente ad uscire di casa, soprattutto ragazzi giovanissimi come quelli che hai tu? Immagino che ci fosse un entusiasmo difficilmente anche controllabile all'interno di regole. Guarda, tantissima, veramente tantissima voglia. Io ho cercato di stare il più vicino a loro anche durante il periodo della quarantena, quindi abbiamo fatto quasi, non tutti i giorni, ma 3 volte a settimana. Ho fatto anche io collegamenti con i ragazzi su Skype. Abbiamo fatto sia teoria, chiacchierate, ma abbiamo fatto anche delle belle pedalate indoor che diciamo ci hanno fatto passare il tempo e hanno reso un po' più leggera questa quarantena, perché comunque è stata dura per tutti, immaginiamoci per dei ragazzini che erano pronti ad affrontare una stagione ciclistica. Quindi veramente sono tornati a lezione con tantissima voglia. Ciao Moreno, ti ringraziamo del tuo intervento. Ti volevo dire, ci sono state preoccupazioni da parte dei genitori, da parte dei tuoi collaboratori a ripartire, da parte soprattutto dei genitori? Lo hanno fatto con grande entusiasmo oppure anche da parte loro ci sono delle preoccupazioni? Guarda, devo dire che sarà forse il rapporto che ho creato io con il mio gruppo, con la mia squadra, perché noi comunque avete visto, abbiamo fatto la presentazione a inizio stagione, e quindi siamo una grossa famiglia, quindi i genitori hanno piena fiducia di me. Questo l'ho conquistata comunque nel tempo, quindi si fidano comunque della mia scuola, del mio comportamento, del mio modo di muovermi con i ragazzi. Quindi devo dire che non c'è stato neanche un genitore che si è preoccupato di riportare a lezione, perché comunque prima di ricominciare comunque ho illustrato a loro tutte le linee guida che avrei adottato per ricominciare. Moreno, io invece ho visto l'ultimo comunicato della Federazione Ciclistica Regionale, sembra che si riparte il 9 agosto con manifestazioni su strada, con manifestazioni di mountain bike, quindi le prospettive di ripartenza ci sono serie. Come si riparte anche con i tuoi ragazzi? Avete già obiettivi in cantiere per il prossimo futuro? Sì, guarda, i miei ragazzi, devo dire che mi hanno continuamente, la domanda più frequente che mi hanno fatto in questo periodo, quando torneremo a fare le gare. Io purtroppo, non potendo dare una difficoltà, ho cercato sempre comunque di dargli una speranza che entro fine stagione qualche gara si sarebbe disputata, altrimenti dargli un input negativo che la stagione sarebbe finita senza neanche gareggiare, quindi senza neanche un obiettivo per dei ragazzini che parliamo di ragazzi che comunque stanno iniziando adesso a pedalare. Ho tanti ragazzi nuovi che per il primo anno muovono veramente le prime pedalate, quindi
Finalmente sono usciti dei programmi, già per quanto riguarda il velodromo a Lanciano, già ci stiamo muovendo, già questa settimana inizieremo a rientrare, ci assegneranno le biciclette, già dalla prossima settimana usciranno sicuramente comunicati con date, orari e turni stabiliti. Per rispettare comunque tutte le normative, comunque per girare in sicurezza. Quindi ogni notizia che dava i ragazzi veramente facevano salti di gioia. Quindi già il velodromo ha messo in cantiere comunque per fine luglio già delle gare, quindi già si inizia a parlare comunque di organizzarsi per tornare a fare campionati italiani, che quest'anno si faranno i primi di agosto in Friuli Venezia Giulia, quindi si parlerà di rappresentativa regionale, ci saranno delle gare mountain bike come dici tu i primi di agosto. E poi per quanto riguarda la strada, per ora non ci sono tante gare certe, però già qui in casa abbiamo il trofeo Alessandro Fantini, che parlo quasi tutti i giorni con gli organizzatori, loro si daranno da fare, si stanno impegnando a riorganizzarlo per l'ultima settimana di settembre o la prima di ottobre. E ho parlato anche io anch'io sto cercando gli organizzatori per sapere un po' i programmi, avere qualcosa di certo, ma anche per stare accanto a chi organizza le gare, che sono persone che dobbiamo veramente ringraziare ogni volta che ci presentiamo una gara. Ho parlato due giorni fa con l'organizzatore del trittico molisano per allievi, sono in dubbio anche loro, quindi a breve comunque decideranno se queste tre gare si faranno, che comunque erano gare di riferimento in centro Italia. Diciamo che si sta muovendo qualcosa. Moreno, settimana scorsa, a proposito di velodromi, comunque di attività su pista, Antonio Inizio ci ha fatto vedere le varie zone, a zona verde, zona gialla, zona bianca, poi tra un po' vedremo i cartelli, li abbiamo analizzati settimana scorsa. Io quello che chiedo a te è stato complicato poi far capire anche magari ai ragazzi più piccoli queste che sono regole che poi diciamo che da una certa età in sotto sono quasi impossibili da spiegare, perché come fai a spiegare che bisogna stare i genitori fuori, chi entra su pista e gira deve stare da solo, ecco, è stato complicato? Ma guarda, sarà che io sono comunque sempre propenso verso il positivo, sarò stato bravo forse a spiegarlo, a farlo capire, però non ho trovato tante difficoltà. E sarà che i ragazzi comunque prima di tornare a fare ciclismo, fare a scuola di ciclismo, sono stati bombardati e chiusi in casa e avranno ascoltato e imparato a memoria tutte le norme da osservare, comunque anticontagio, quindi erano anche abbastanza pronti. Sì, più che altro quando teniamo le distanze è chiaro che non è semplicissimo, perché magari a volte non si rendono conto, no? Se raggiungono un compagno di squadra oppure no, però comunque ci sono io sul posto con un altro collaboratore, organizziamo bene i gruppi nelle varie zone che hai accennato, quindi tra la zona verde, che è la zona dove si fa allenamento e non si indossano le mascherine ma soltanto gli occhiali, dove bisogna tenere delle distanze ben precise, alla zona gialla, dove la zona di recupero, dove i ragazzi devono avere le mascherine, gli occhiali. Ora sto spiegando un po' le varie zone, quindi non so se volevi spiegarle tu. Le avevamo già analizzate settimana scorsa, avevamo detto quali erano le zone, che cosa bisognava indossare e chi poteva oggettivamente, per regolamento, essere in quel posto, chi doveva fare riferimento a quel posto di preciso. Ti chiedo davvero in chiusura, Moreno, tu hai un rapporto anche molto forte con l'ambiente della scuola, che in questo momento, oggi, insomma, in questi giorni stiamo raccontando, le prove di maturità sono davvero al limite del credibile, come vengono svolte le prove di maturità. Ecco, cosa hai ritrovato nei ragazzi che
oggettivamente questi mesi di lontananza dalla scuola e dallo sport, insomma, hai rivisto nei tuoi allievi che gli è mancato più di tutti? Cioè, insomma, questi sono ragazzi a cui è mancato lo sport e è mancata la scuola, cioè due dei principi fondamentali insieme alla famiglia della vita adolescenziale. Guarda, sicuramente gli è mancato più lo sport, forse la scuola, devo dire che l'hanno vissuta veramente in modo davvero particolare. Io sono stato a contatto tutti i giorni con loro, devo dire che per ora è stato comunque abbastanza stressante fare lezioni con le modalità che hanno avuto, quindi sicuramente non la scuola gli sarà mancata, perché comunque poi sicuramente all'inizio gli stava bene anche comunque stare a casa e stare a casa e fare videochiamate, però sicuramente con i giorni gli è mancato anche il rapporto, soprattutto con il rapporto con i compagni di squadra, oltre che con i compagni di scuola. Quindi veramente ora stanno recuperando, dai, li stanno facendo recuperare in bicicletta. Assolutamente. Moreno, buon lavoro, ne avete tanto da fare e da recuperare, ovviamente, per quello che non c'è stato. Ovviamente in bocca al lupo a te, ai tuoi ragazzi, e speriamo, insomma, che questa ripartenza vi porti anche dei risultati che siano quelli che sperate. Grazie Moreno per essere stato con noi. Sì, grazie a voi. Ciao Moreno, grazie a Moreno Di Biase. Noi siamo in chiusura perché anche questa sera, insomma, siamo andati anche un po' oltre. Allora a me non resta che ringraziarvi, grazie a Ruggero Marzoli per essere stato con noi, grazie Ruggero. Grazie a voi ragazzi. Grazie ovviamente a Luciano Robottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti e vi raccomando, giovedì prossimo tutti presenti, perché avremo probabilmente un ospite speciale. Vediamo. E grazie soprattutto a voi che ci avete seguito sia sul canale 14 che sul canale 514 in alta definizione del digitale terrestre, ovviamente per chi risiede nella regione Abruzzo, 606 per chi risiede nella regione Molise, e poi per chi ci ha seguito magari attraverso le nostre pagine social, che sono quelle di TV6 e di Velo, dove troverete peraltro tra qualche ora, già dalle prime ore di domani, anche la puntata integrale che potrete rivedere magari se ve la siete persi. Grazie anche a Maurizio Daguin, regia. Noi ci vediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Velo. Buonanotte. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott: bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, Sidi, Scott, Mavic, DT. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. We'll be right back.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.